un nuovo importante passo a favore dell'educazione e della cultura. È stato siglato oggi nella sede dello Studium Generale Marcianum a Venezia l'accordo di collaborazione tra il Polo Pedagogico Accademico del Patriarcato e la Cariparo, la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'istituto bancario infatti donerà 450.000 euro per l'istituzione di 15 borse di studio che verranno assegnate agli studenti più meritevoli, provenienti soprattutto dai paesi in via di sviluppo, che dopo essersi laureati alla facoltà di diritto canonico intendano proseguire gli studi in questo campo. Studenti in disagiate condizioni economiche e per la maggior parte sono provenienti da paesi che stanno all'esterno del nostro paese. Sono 15 borse di studio che abbracciano un triennio di scuola, un triennio di studi, e quindi l'impegno nostro è per 3 anni. Un impegno considerevole dunque a favore di una facoltà voluta da Pio X nel 1905, sospesa nel 1932 e rilanciata su nuove basi dal patriarca Angelo Scola nel 2003. Oggi i 2/3 degli iscritti sono laici ed esistono corsi intensivi e full immersion anche per chi lavora già, ad esempio avvocati che desiderano specializzarsi. La grande risorsa dell'istituto però sono i giovani. A loro, a un sistema educativo e formativo completo, alla cultura come condizione imprescindibile. Deve guardare il nord-est se vuole superare davvero questa crisi e vincere la grande sfida dell'innovazione. Il sistema delle piccole imprese a condizione familiare, dice il patriarca, ormai non basta più, ci vuole una cultura del lavoro. Per mettere in moto la cultura del lavoro bisogna recuperare il senso dell'educazione, perché altrimenti il rischio è quello di concepire anche l'università e anche la scuola superiore in maniera meccanicamente piegata alle urgenze immediate del mondo del lavoro. E questo alla lunga non garantisce vera innovazione, perché la vera innovazione viene anzitutto dal soggetto, da quello che viene un po' impropriamente chiamato il capitale umano e il capitale sociale. E questo capitale umano e sociale ha bisogno di cultura.